Raga, io non riesco ancora a viverlo il calcio in quest'ottica, in questi pensieri che hanno certi dirigenti del Milan. Tipo Scaroni, l'essere più inutile che abbiamo in società. Ecco, io il calcio non riesco ancora a viverlo come fa lui. C'è chi ci riesce ed è contento e probabilmente vive meglio di me, ma io ancora non ce la faccio. Ma prima di parlarne voglio invitarvi 21:15 sul mio canale YouTube. Siamo in live, live di calciomercato, ci sono io, Capoccia Rossonera e Josip. Raga, ieri nel convegno della BMW, in questo grande evento che hanno fatto, Scaroni parla degli obiettivi del Milan e dice semplicemente che è obbligatorio andare in Champions, poi quello che verrà lo accogliamo a braccia aperte. E io non ce la faccio, a fare un ragionamento così. E un dirigente del Milan non può fare un ragionamento così, perché la prima cosa che uno deve dire è: il Milan deve vincere, è obbligatorio che il Milan vinca il campionato. Poi, se non dovesse essere, mi girano le palle, ma mi accontento se arriviamo in Champions, obiettivo minimo. Ma è sempre quello deve essere l'obiettivo, vincere il campionato, Scaroni. Non deve essere andare in Champions, è obbligo, e poi se vinciamo, vabbè. Questa è la mentalità delle nuove società ed è quello che a me, da tifoso non economo, non mi sta bene. Non ci riesco ancora a entrare mentalmente a questo tipo di ragionamento. Pensa a farci lo stadio, che sei pagato per quello e non siamo ancora arrivati a questo obiettivo, invece di dire queste cacate. È questo che io dico, io voglio una società ambiziosa, una società che ogni anno dica: io voglio vincere il campionato, se non lo vinciamo non siamo contenti per un cazzo. Lo voglio sentire io e molti tifosi di questo canale. Che poi dopo l'ho detto mille volte, ci sono gli aziendalisti che loro sono contenti anche l'anno scorso, voto 8 al campionato, mentre qua col cazzo che gli diamo voto 8 a un campionato da quinto posto. Detto questo, Lumezzane, prima amichevole dell'AC Milan, il 20, fra una settimana, ore 17, raga, una sgambata, però sono curioso di vedere certi giocatori, sono curioso di vedere Adli, spero di rivedere in campo Pulisic, Loftus-Cheek. Non fate esto, giochiamo con Lumezzane, non con Real Madrid. Però la prima sgambata dell'anno è sempre un'emozione particolare, io sono sempre contenta di vederla, soprattutto di vedere i nuovi. Oggi primo allenamento di Pulisic, attenzione raga, anche questo nutre grande interesse. Un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, accolto da molto entusiasmo da parte di tanti tifosi, mi incuriosisce davvero davvero tanto. Cioè, voglio vedere come si comporterà in questa stagione, se sta bene, come ho detto ieri è un fuori classe. Si avvicina a Reinders e ieri su Reinders ne ha parlato Stam, e raga, alzo le mani perché se Geppetto Stam parla bene di un giocatore come Reinders, allora io alzo le mani, perché di Stam, un campione come è stato Stam, io mi fido ciecamente, per quello anche che ha dato al Milan Jeff Stam, e ne parla davvero bene, parla di un bravissimo ragazzo, di un giocatore per bene che va d'accordo con tutta la squadra, parla di un giocatore che ha geometrie e ha un modo di giocare a testa alta, che vede il gioco, che vede i compagni, raga, un professionista serio, che è quello che noi chiediamo sempre. Cioè, al di là della tecnica, della bravura, io voglio un professionista serio. Le teste di cazzo le lasciamo agli altri, è anche per quello che al Milan io non voglio Scagacca, perché le teste di cazzo non portano mai a niente, non portano mai a risultati. Quindi ben venga,
dice che ha ampi margini di miglioramento, che ha bisogno di giocare in un club come il Milan per crescere ulteriormente, però è un giocatore da Milan. Speriamo, speriamo soprattutto di vederlo il prima possibile, perché lo voglio già vedere con la Lumezzane, anche solo per un scampolo di partita, e farebbe davvero comodo a mister Stefano Pioli averlo entro questo fine settimana. Poi raga, poi parliamo di De Ketelaere, che oggi è uscita fuori questa indiscrezione pazzesca, ma prima scambio Messias Singo, anche solo per la differenza d'età lo farei subito, lo farei domani. Non ci trovo sto grande senso, anche se Singo è un giocatore che ha, non mi dispiace, 22 anni, un toro veloce, però raga, è uno scambio che ci può stare. Singo è a scadenza di contratto, Messias è più vecchio, tecnicamente più forte, però Singo ha ampi margini di miglioramento. Trattasi di quei scambi che, vabbè, servono per movimentare un pelo il calciomercato, però alla fine non è che ci danno un apporto tecnico chissà quale per il Milan. Però ne parliamo, visto che è uscita questa notizia ultima, la più importante: offerta da 25 milioni da parte dell'Aston Villa per De Ketelaere. Dicono rifiutata perché il Milan vorrebbe 30 milioni. Allora raga, siamo seri. Volete davvero 30 milioni per De Ketelaere? Allora, 25 milioni è una minusvalenza, sicuramente, per carità, ma accettate, li usiamo per la punta quei 25 milioni. Magari ci inserite una percentuale per la futura rivendita, così rientriamo. Ma cedete, raga, cedete. Non mi interessa se l'Aston Villa esplode. Io vi dico che tempo un mese e mezzo in tribuna, è in panchina, non gioca, non vede il campo De Ketelaere, perché non ha le caratteristiche per fare un campionato come la Premier. Però già che è arrivata l'offerta, 25, non vi va bene, io lo venderei subito. Cerchiamo di trattare 26, 27. Ma non esagerate, non fate saltare questa trattativa, perché non so se ve ne capiteranno delle altre. Però già che c'è, mi riempie di gioia. Raga, buona giornata a tutti, vi aspetto stasera in live, non potete mancare. Iscrivetevi al canale, pollice in su al benzinero.